Quando ho lanciato il mio business online, il mio primo business online, lavoravo ancora full time e mentirei se ti dicessi che non è stato un periodo particolarmente intenso e che non ci sono stati tanti momenti in cui ho pensato davvero di gettare la spugna. Beh, se sta capitando anche a te, ti ricordo che è assolutamente normale. Magari non hai un lavoro full time mentre fai crescere il tuo business, magari hai semplicemente poco tempo per qualsiasi ragione per farlo crescere. Fatto sta che far crescere un business è già sfidante se hai abbastanza tempo per fare solo quello. Se poi per 4, 6, 8 ore al giorno hai da fare altro, magari lavori anche per qualcun altro, le cose si complicano parecchio. Ma questo non significa che non possano funzionare. Anzi, vediamo allora il lato positivo di essere una lavoratrice che sta crescendo nel proprio progetto on the side o semplicemente un'imprenditrice che ha poco tempo per far crescere la sua idea. Innanzitutto sei nella situazione perfetta per iniziare a far crescere concretamente il tuo progetto con serenità. Sottolineo, con serenità. E questo perché hai la tranquillità di un lavoro stabile, se il lavoro stabile è qualcosa che ti sta occupando molto tempo e quindi te ne lascia poco per la tua attività, e hai anche la necessità, non la possibilità, ma la necessità di selezionare in modo brutale le cose su cui decidi di concentrare le tue energie per far crescere il tuo business. E il livello di concentrazione che devi, non puoi, ma devi avere nelle finestre di tempo, per quanto piccole, che riesci a ricavare durante la settimana. E questa è una cosa che prima impariamo, meglio è. E se siamo costretti ad impararla, come nel caso in cui abbiamo il piede in due scarpe, allora siamo ancora più fortunate, anche se non sembra. Magari non nel brevissimo termine, ma sicuro nel medio-lungo termine. Sicuro faremo fatica adesso, ma poi la strada sarà decisamente più in discesa, soprattutto quando ci ritroveremo magari con parecchie ore al giorno da dedicare al nostro business. Non hai idea di quante imprenditrici arrivino a Biz Academy Club completamente paralizzate di fronte a tanto tempo che hanno a disposizione e che finiscono per continuare a sprecare mentre cercano di capire come organizzarlo al meglio. Ecco, tu arriverai a quel punto sapendolo già fare e questo ti offrirà un vantaggio competitivo non indifferente, non solo rispetto alla concorrenza, ma anche e soprattutto rispetto alla tua vita. Perché se avrai imparato a selezionare cosa fare in poco tempo per crescere, quando potrai dedicarti solo al tuo business, non ne resterai intrappolata, ma riuscirai a vivere in armonia con le cose da fare, piuttosto che in balia delle cose da fare. Avere meno tempo a disposizione quindi non è necessariamente uno svantaggio. E la ragione, se quello che ho detto finora non bastasse, è che non è mai una questione di quante cose riusciamo a fare, piuttosto di quali attività scegliamo di fare nel tempo che abbiamo. Se optiamo per le poche azioni che spostano l'ago della bilancia, siamo veramente a cavallo. Tra l'altro, una delle lezioni che ho imparato nel corso degli ultimi 12 anni di esperienza come imprenditrice digitale è che spesso meno è meglio, nel vero senso della parola. A volte ci andiamo a complicare l'esistenza inseguendo la nuova strategia, la nuova tattica, la nuova piattaforma, quando in realtà basterebbe semplicemente ritornare alle basi e ricordarci di non allontanarci troppo, sapendo che veramente gli assetti che servono per far crescere un business online non sono poi così tanti. Fatta questa premessa, quindi, vediamo quali sono queste azioni strategiche, queste poche azioni strategiche che possono aiutarci a crescere e come possiamo ottimizzare il tempo per farle al meglio, anche quando ne abbiamo veramente poco. La prima cosa da fare è avere le idee molto chiare, non chiare, molto chiare, su quale problema aiutiamo a risolvere con il nostro progetto. Le persone non comprano il tuo prodotto, comprano quello che il prodotto può fare per loro. Quindi, avere in mente un problema specifico e la persona che puoi effettivamente aiutare fa tutta la differenza. Se non hai questo chiaro, bene, fai una ricerca. Se sei un business coach, ad esempio, aiuti tutti? Oppure aiuti imprenditori sopraffatti dalle cose da fare a trovare chiarezza sul prossimo step nel proprio business. Non aver paura di delimitare quella che è la nicchia a cui ti rivolgi e soprattutto di esprimerla al meglio quando ti presenti sui social, sul tuo sito web o in qualunque assetto online crei per farti conoscere. Questo è importante soprattutto all'inizio.
all'inizio. Poi puoi anche allargarti ed essere un pochino più generico, ma la specificità premia sempre. Significa che farai una cosa soltanto per una persona soltanto, significa semplicemente che andrai ad essere molto più preciso e mirato rispetto al bisogno che vai a risolvere. E questo significa che chi c'è dall'altra parte e inciampa nel tuo profilo, si imbatte nel tuo profilo, nelle tue pagine web, capisce subito se quelle pagine sono per lui, capisce subito se è nel posto giusto per trovare quello che cerca. La tua specificità è un'ottima ragione per aiutare le persone a prestare attenzione a quello che fai. Più generico sei, più inevitabilmente il tuo messaggio si diluisce e così anche la chiarezza rispetto a chi effettivamente puoi aiutare. Step numero due, dobbiamo avere le idee molto chiare su cosa possiamo offrire di diverso, sottolineo di diverso, per risolvere questo problema. Il posizionamento è uno degli aspetti in assoluto più sottovalutati quando lanciamo un progetto online, ma è anche una delle ragioni per cui spesso ci scoraggiamo, cominciamo a vedere che ci sono un sacco di altre persone che fanno le stesse identiche cose nostre e cominciamo a smettere di credere in noi stessi, pensando che tanto non c'è spazio per noi. Invece lo spazio c'è e per tutti. Dobbiamo soltanto trovare qual è la nostra angolazione unica e la tua unicità, il tuo posizionamento unico è molto più importante di quanto possa essere il format che scegli per la tua prima soluzione digitale. Il mio primo corso online era un corso molto specifico, era un corso sulla SEO, sul posizionamento nei motori di ricerca, che proponeva una strategia molto specifica, che però era stato creato con la versione di allora di Keynote, quindi delle slide, delle semplici slide, senza microfono professionale e senza Canva Pro e senza un sacco di strumenti che oggi sono a disposizione anche a costi molto accessibili. Certo, in molti hanno criticato il format particolarmente casereccio di questo corso, ma in altrettanti hanno apprezzato il contenuto, che era in realtà la parte più unica di quel corso. Quindi il vero differenziante è quella salsa segreta che tu spruzzi nei tuoi contenuti. Ora, la tua salsa segreta dipenderà naturalmente da quello che vendi e da che cosa lo rende effettivamente unico. Ma ti faccio un esempio concreto per farti capire come in realtà questa salsa è molto più semplice di quanto possa sembrare, perché a volte andiamo a cercarla col lanternino senza riuscire a trovarla. Una Biz Girl o Biz Queen, come ci chiamiamo all'interno di Biz Academy Club, sta proprio in questi giorni preparando un lancio che è rivolto a chi utilizza la voce per public speaking. Lei è una vocal coach, è cantante. E ha sempre lavorato con i cantanti e ha creato questo corso che ha un posizionamento unico dettato dalla combinazione sapiente e strategica di tre tecniche legate all'ambito vocale che di solito vengono studiate separatamente: l'aspetto del canto, l'aspetto del public speaking e l'aspetto della recitazione. Le ha uniti in questo mix e ha creato questo corso che sta per lanciare. Questo è un posizionamento unico, che tra l'altro è un posizionamento unico che può e anzi è bene venga applicato anche al singolo prodotto che vendi. C'è un posizionamento che può essere un posizionamento ampio del tuo brand e poi un posizionamento specifico di ogni cosa che proponi, che deve essere assolutamente unica rispetto a quello che c'è là fuori, che non significa originale, unica. Ora, passiamo al punto numero 3. Dobbiamo scegliere un canale su cui concentrarci per farci conoscere, per far conoscere quello che possiamo offrire, mi raccomando, non per farci conoscere senza mai nominare quello che vendiamo, cosa che spesso accade per paura di disturbare, per paura di suonare promozionali, con il risultato che poi nessuno sa quello che facciamo e nessuno compra. A questo proposito c'è una puntata di Impact Girl che linkerò sotto a questo video che parla delle due fonti primarie di traffico che esistono online, che sono traffico organico, in cui ci buttiamo dentro i social e la SEO, e il traffico invece sponsorizzato. Quindi non entro nei dettagli in quanto c'è una puntata dedicata soltanto a questo, ideale soprattutto se stai iniziando adesso e ti stai chiedendo cosa faccio. Dedico tempo a SEO e social sapendo che magari non mi costano immediatamente ma ci vuole più tempo, oppure mi butto sulle sponsorizzate sapendo che però c'è un costo e c'è un budget che io devo anche essere disposta a rischiare se non le ho mai fatte prima le sponsorizzate e devo imparare a farle. In ogni caso, qualunque sia la fonte di traffico che scegli, ricordati di utilizzarla per andare a crearti una lista di iscritti, che ad oggi, che se ne dica, è ancora l'assetto più importante per il tuo business online.
Punto numero 4, dobbiamo massimizzare il nostro focus mentre facciamo tutto questo, perché questi sono, diciamo così, i tre tasselli principali, cioè il tassello legato al posizionamento, il tassello legato alla soluzione, quindi a quello che effettivamente noi andiamo a proporre con il problema che va a risolvere, e poi c'è il fronte influenza, quindi come lo facciamo a conoscere, quale canale preferenziale andiamo a scegliere. E dico canale al singolare perché soprattutto all'inizio è bene che scegliamo un solo canale, lo testiamo per un po'. Non c'è un tempo definito e universale che va bene per tutti, però sicuramente non soltanto un paio di settimane, perché poi quello che succede è: no, vabbè, questa cosa del digitale per me non funziona, sono da 2 settimane su Instagram e non vedo risultati. 2 settimane, 2 mesi, ci vuole il tempo che ci vuole. Dobbiamo sempre essere aperte all'idea che niente di quello che faremo una prima volta funzionerà subito. Ci vorrà tempo, ci vorrà resilienza, ed è per questo che se hai anche un lavoro on the side, hai tutta la serenità per poter sperimentare e trovare la che funziona per te. Ma parliamo appunto del focus e del tempo che abbiamo. Una delle cose che in assoluto suggerisco a chi ha poco tempo, in realtà è una cosa che cerco di fare anch'io, che mi dedico solo alla mia attività e che suggerisco a prescindere, ma a maggior ragione se il tempo che hai da dedicare alla tua attività è contato, programma in agenda un momento che sia notification free, libero da notifiche, quindi non solo libero dalle interruzioni ovvie dal fatto che insomma qualcuno entri nella stanza e ti disturbi o ti possa eventualmente chiamare al telefono, ma anche da quelle notifiche subdole dettate da questi aggeggini, dall'iPad, dall'iPhone, dallo smartphone, da qualunque cosa utilizziamo quotidianamente, e che con le sue notifiche visive e sonore continua a distrarci, provocando un vero e proprio stato frammentato della nostra attenzione che ci impedisce di portare a termine, o meglio, ci porta a portare a termine qualcosa che magari richiederebbe mezz'ora in 2 ore e mezza, e poi ci chiediamo perché non abbiamo abbastanza tempo. E questa è una cosa talmente automatica, talmente subdola, che richiede davvero una certa disciplina e un certo willpower, ma nel momento in cui ci rendiamo conto di quanto meglio e più rapide siamo, meglio lavoriamo e più rapide siamo, quando abbiamo queste finestre di tempo, anche brevi, 45 minuti, 90 minuti, finestre di tempo che però sono realmente notification and interruption free, quindi libere da notifiche e da interruzioni, tutto cambia e ci rendiamo conto che vale davvero la pena fare questo sforzo. Un'altra cosa che puoi fare e che è molto utile a prescindere da quanto tempo hai, ma a maggior ragione se ne hai poco, è darti dei giorni a tema. Abbiamo visto prima che, per esempio, possiamo dedicarci alla creazione di un corso che abbia un'angolazione unica, che vada a risolvere un problema preciso. Bene, potremmo chiamarlo, non lo so, Transformation Monday, il lunedì della trasformazione, perché andiamo a concentrarci in quei 90 minuti che abbiamo, per quanto pochi, su che cosa possiamo inserire in questo corso, e andiamo a dedicarci al fronte soluzione, quindi alla creazione di questo corso, di questo servizio, di questo pacchetto. Oppure potremmo avere il Channel Tuesday, il lunedì il martedì del canale, cioè il martedì in cui ci dedichiamo invece al canale influenza. D'accordo? Questo è il giorno in cui quei 90 minuti che abbiamo, 45 minuti che abbiamo, li dedichiamo a farci conoscere, e quindi al canale che abbiamo scelto come canale preferenziale per parlare di quello che facciamo. In poche parole, trasforma questo poco tempo che hai in qualcosa di divertente, in maniera che l'ansia del oddio, cosa faccio? Ho pochissimo tempo, non possa nemmeno prendere il sopravvento, perché sei pienamente focalizzata e ti stai anche divertendo. Ho un altro spunto, ma prima una promemoria importantissimo. Se il podcast di Impact Girl, il primo podcast italiano su empowerment e imprenditoria femminile, è un podcast che ti sta aiutando concretamente, allora aiutaci a diffondere la voce lasciando una recensione nella tua piattaforma podcast preferita, iTunes, Spotify, qualunque sia quella che utilizzi. Sotto al video YouTube dedicato a questa puntata troverai anche dei link a brevissimi e super semplici tutorial per lasciare la tua recensione. Raccontaci che cosa ti sta aiutando di più di questo podcast, perché lo ascolti mensilmente, e soprattutto quanto lo raccomanderesti alle tue amiche imprenditrici da 1 a 10? E se ci manderai uno screenshot all'indirizzo email team@biz-academy.it con appunto l'immagine della tua recensione, riceverai accesso ad un training gratuito super dedicato al posizionamento efficace sul mercato, utilissimo soprattutto se non hai idea di come posizionarti in modo assolutamente originale e differenziante rispetto alla concorrenza. Torniamo all'ultimo punto, ma non meno importante, di questa puntata insieme. Ricordo
Quando ero una side hustler, quindi avevo il mio lavoro full time e poi mi stavo anche dedicando alla mia attività, mi ricordo che mi trovavo in questo appartamento a Kuala Lumpur, in Malesia, ed ero in questo complesso con una bellissima piscina al piano di sotto. E io mi ricordo un momento che ricordo con particolare chiarezza, in cui guardavo, stavo registrando i miei video, stavo preparando i miei video, i video contenuti per il mio canale YouTube e guardando sotto vedevo proprio tutte queste persone che se la stavano godendo in piscina. E in quel momento ho sentito un momento di frustrazione, quei momenti in cui effettivamente dici: ah, voglio trovarmi un lavoro normale, così posso andarmene anche io a godere in piscina durante il weekend. Ero all'inizio della mia attività e tutto quello che riuscivo a pensare in quel momento è: non voglio essere qui a dover registrare questi video, non serve a niente, me ne voglio andare in piscina ad abbronzarmi. Ma poi quello che era il mio business partner al tempo mi ha ricordato in quel momento che non puoi avere dei grandi sogni e poi comportarti come se si realizzassero senza che tu ci metta lo sforzo, senza che tu ci metta il lavoro. Quindi, qualunque, dovunque sia tu in questo momento, qualunque sia la fase che stai vivendo in questo momento, che tu stia trascorrendo 8 ore in un lavoro che non ti soddisfa, se ti ritrovi in macchina ad aspettare che i tuoi bambini finiscano l'asilo per poterli portare a casa, oppure se ti ritrovi a lavorare spesso tardi la notte o nei weekend mentre tutti i tuoi coetanei e amici se la godono, ricorda che per poter andare in quella piscina in totale serenità, sapendo che stiamo realizzando i nostri sogni e stiamo esprimendo al massimo il nostro talento, dobbiamo abbracciare un momento di sforzo, un momento di ritardo di quella gratificazione che a volte vorremmo fosse immediata e che invece spesso richiede tempo e molto spesso più tempo di quello che ci aspettiamo. Questo non significa che non puoi riposare, ovviamente, ma significa che abbiamo bisogno di quella disciplina che ci porta a fare oggi quello che altri non farebbero per poter vivere domani una vita come la maggior parte delle persone possono solo sognare. Non mi ricordo di chi è questa frase, ma la trovo veramente la perfetta chiusa per questa puntata insieme. Se ti è piaciuta, naturalmente, lasciami un thumb up se stai guardando questa puntata da YouTube, oppure la tua recensione e ricordati soprattutto di inviarla all'indirizzo email team@biz-academy.it per ricevere accesso gratuito al training dedicato al posizionamento efficace. Noi ci vediamo alla prossima puntata, Impact Girl. Questo è tutto per la puntata di oggi. Se ti è stata utile, condividila con altre imprenditrici. E se cerchi altre risorse pratiche per far crescere la tua attività, vola al sito biz-academy.it/podcast e iscriviti per ricevere spunti pratici per far crescere il tuo business che condivido solo via mail. Fino alla prossima puntata, metticela tutta e ricorda che qui facciamo sempre il tifo per te. Io sono Cecilia Sardeo e questo è Impact Girl.